Buondì, nuo ladines, la rubrica inventata in dialetto ladino, diciamo, ladino perché può essere Antoco de Ampezzo, de San Vito, de Borcia, de Vuolo. Ecco, da Don Lorenzo dell'Andrea che salutò tutte quante e in cui parlò di argo de diverso, no, luoghi ma persone. E persone godì è una roba diversa, proprio diversa in tutti i sensi, perché non ho mai parlato di questo argomento, della libreria Sovilla. Allora, gli ha detto che un scrittore famoso, e diceva, e io vi chiedo anche le quattro parole, che ce n'è i luoghi, che ne le persone, che ne i libri e che ne le librerie. Ecco, quattro luoghi che voi appunto vi fai dire. In Ampezzo la libreria importante, più di tutte quante, le che la, in cui parlò in cui. Perché? Perché è un'occasione unica, perché questa libreria la compisce 50 anni di vita, 50 anni di vita, poco e tanto, le tanto perché? Perché è una libreria che vive a Cortina d'Ampezzo, io adesso dico anche Cortina d'Ampezzo perché lì è il centro della valle di Ampezzo, eccola qua davanti ai nostri voi, lì è un fatto prezioso, unico, unico per una libreria. Ecco, l'era prima un certo Luteri che l'aveva, ma nel 1971 la toleste in mano la famiglia Sovilla, ecco la casoruada, la parola esatta, Sovilla, e qua on davanti a noi Ilario Sovilla, che è il titolare, anzi io direi che è un pilastro più che altro, per la belle che si vede, che ha davanti proprio il sorriso, con il cartello che dice Cortina. E lui infatti lei fiero di essere due a Cortina allora, non da solo, le vedrò insieme, poi sono qua apposta per spiegarci che l'era che l'ha fatta insieme, di essere due a Cortina, da poi fatto giri, perché che loro, e le sue femmine, e prima di tutto starei dopo a Venezia. Sovilla, do a Venezia, so femmina, che è una brava signora, molto 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 brava, perché bisogna dire la verità, sempre sorridente, e tutti i propri dicono, lei è una signora che sorride sempre e che ha la passione di libri. La lei parla a lei, o forse ci ha parlato insieme, e ha detto, a sto sento che sono in Ampese la libreria dei Luteri, c'era. Non so perché, non lo vede. Io ero su e ha aperto la libreria a suo nome, Libreria Soville. A noi lo luogo che ho visto prima le fotografie, l'ho veduta perché lei, proprio, non dico il cuore di Ampezzo per me, di sempre la Iesa, tornerò a parlare ancora della Iesa di Ampezzo perché l'argo di unico e lei nel cuore, non dico fatto col computer come dirai voi, ma col cuore, dalle nostre veci, al centro della conca, nella conca che sta su quattro strade, su quattro ballades, che la della Guote e Tre Croses e Falzarego, nel cuore le la Iesa, ma appena quanto al cuore le la libreria de Soville. Ecco, allora di a quel punto chi è partito nel 1971, 71, 7, dicono quando viene magari 61, prima era andato a Bologna, poi era andato a Cortina. 50 anni fa, ecco, la libreria Sovilla la compisse 50 anni. Allora, perché è l'argo che vale la pena di ricordare? Per le quattro persone che in cui manda avanti la libreria. Allora, lei che è? Ilario, che è il capo famiglia, Giovanna, sua femmina, che è. Tutti chi che ha scritto anche dei libri, delle robe, che amiche, e dice che lei era una donna una donna, una femmina, che sorride sempre. E che tutto è bello, per quei tempi che corre, ecco, uno scala vedo insieme, suona, vedo, ecco, ma il fatto del sorriso che la rende la femmina,
più sicura da chi parla. Una femmina seria la può dare l'idea di malattie, di problemi, di rade che può avere, che l'ho, figli fiori o chi invece. Perché di solito è la femmina che sta qui invece. E allora, se te le vedo serie, si pensa, ah, è algo che non va. Algo che non va vuol dire tutto, tutto. Coi tempi che corre, e non è tempi facili, e può essere dalla politica lontana e la paura di chi qualcuno fa del matto e tira la bomba, a fin in cui di casa, io credo magari che tu la sua madre, sua nonna, dai tende e loro sta male, allora uno è preoccupato, perché diciamo, questo è il bel della vita, i rapporti di amicizia. Ecco, nella famiglia Sovil, i rapporti della diciamo, parentela è quasi superare dai rapporti dell'amicizia, quasi che non fosse due maridate, ma due amiche. Io hai un debole, dico che il matrimonio, il divorzio, eccetera. Invece l'amicizia la dura sempre. Hai detto tante volte che sono convinto che l'amicizia sia il valore che il Padre Eterno mi ha dato, proprio dorare più, l'amicizia. Bene, Ilario e Giovanna nel 71 i ciappa in Rua Cortina. Intanto ha anche due fiori. Uno che si chiama Franco e una che si chiama Nicoletta, e in cui, anche parlando adesso nel 2022, le loro due che mandano avanti la bottega di librerie, perché suo padre e sua madre, insomma, gli ha qualche anno, ecco, non dico neanche quanti anni che lei, ma gli è là loro che mandano avanti la libreria, che là uno spazio con due piani di inse e uno spazio dante proprio su parapede, un ristorante là, che allora passa via la gente, e vede l'albergo Royal e vede sul Canton la libreria Sauville, che la compisce 50 anni. Fate bene, fate con grande, grande cultura. Io scrivo libri, anch'io, sai che qualcuno anche l'aiuto e lo ricai me li vende. E vende libri, è diverso che vende frutta, che vende pesce, che vende altra roba, come che ne è. E vende libri vuol dire vendere il nostro sé, il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Lori la così e vende tutti questi quattro punti di vista degli uomini e delle donne. Gli ha libri in italiano, libri in lingue straniere, libri di scuola, parchiriere che ha da imparare, bisogna scuole, e lori li vende. O se non li vende, basta una domanda e ti ruola. Ma poi vende anche libri, diciamo, di sollievo. Voi vedete alla mia spalla, che lei la Cortina d'Ampezzo, è un libro che hai fatto sulla Chiesa e sulla religione in Cortina, e lui lo vende. Naturale, non tanto, perché altri ti dice, ma belli, vende anche libri di Chiesa. Dico, sicuro? Questo libro qua non è un libro di Iesa, è un libro a noi che si parla della Iesa di Cortina, di cui tornerò a parlare, perché lei forse è una che è la più caratteristica della nostra provincia di Belun, della due diocesi di Belun-Feltre, ma vedremo quella cosa là. Tornò a noi, che anche io sono due là, fai lo vede, e loro gli hanno detto, ah, bello questo, e questa è la parola più bella che dite, da prima da Ilario, la guardare, ha detto, ah, è bello, 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 bello. Intanto le ruola anche sua femmina, sorridente, torno a dire, Giovanna, proprio il sorriso in persona, che vai via. Ecco, che vede dove, come par chi sei, dopo a Venezia ancora insieme. E poi mi sento anche cecchinisti, che oltre scrittori, perché anche Rua, qualcuno che scrive libri, il più imposto chi vale è là. Allora vi faccio qualche nome per dire una roba. Un Francesco Chiamulera, che in cui a Cortina inventa la montagna dei libri. A io si è poilo da Sovilla. Nota, era Ennio Rossignoli, un professore del liceo, di scuola, che un che mi mangia perché è morto, poveretto, ma ella ha un rapporto con la cultura,
Non era una roba da lontanare la mente e tutti a scuola mi diceva anche che professore, era proprio al dialogare per chi sono allievi, uomini o femmine, alla pari tutte quante, per insegnargli a crescere di salute, ma cresce anche di testa. Ecco, Ennio Rossignoli sta uno di proprio di chi che forse che l'ha più convinto con la libreria Soville, al di là si informava, il guardava insieme. Ma poi anche Balsamo, Renato Balsamo, e lei ancora adesso, al direttore del museo, direttore del museo di Cortina, Rimoldi, ecco, lo vedeca così, lei il prin a sinistra, il semedo, le professor Montanelli e da poi le Soville. Ecco, vedo tre personaggi, un diverso da che l'altro, ma tutti e tre che freva a capo alla libreria dei Soville. Montanelli perché anche lì a passeggiare sul percorso d'Italia l'era come l'uovo, non il caffè, non la birreria, ma la libreria dei Soville. E Balsamo perché appena di fianco alla libreria, diciamo, 20 me 30 metri in linea, anche il museo Rimoldi, che è il museo che ho parlato tante volte, spende delle pitture, affresche, scritte, disegni, proprio gran là. Oltre ancora, un certo Domenico, che poi Giovanni Domenico Porzio, che l'ha scritto sulla libreria Soville, un gran articolo che è Massalongo perché ve li è, partendo da Milano, passando per Londra e Parigi, Venezia e Cortina, come se fosse una serie di passaggi che gli ha fatto chi Soville della libreria nella sua vita e anche nella sua cultura. E parte da Milano, giustamente, e ha qualche motivo per scriverlo, sta roba qua, e passa per Londra e Parigi, che io non l'ho capito, ma evidentemente è che si insapì di me, l'ha detto che nella libreria là che ne questi concetti e questi punti di vista culturali. Parlo a Cortina quando? 1971. Allora, c'è un da dire ancora, che nella vita di Ilario, Giovanna, Franco e Nicoletta, i due chi che sappava in mano l'attività, perché la sua madre suppodò in Meane e suo padre suppodò forse Argo di Pi, allora gli occhi fanno anche un po' di riposo, da poi laura festa e via, come che dice chi invece, sempre a vendere libri, a organizzarli, a metterli a posto su due piani, a essere sempre pronti a rispondere a che signor che rua da Torino o da Milano o da Londra, là a mandare scusi, sorry, e lui là pronte sempre a dare il libro. Se le argo che mangia in ampesse, se mangiava, loro è pronti a svelare, che riguarda la cultura, riguarda i libri, la scuola, chi riede, uomini e femmine. Ecco, io vi do ancora insieme, Ilario e Giovanna, che mi è là, chi era Pidone, chi era, è chiaro che lei Pidone, ma vedete le denti? Che non sta in posa, che non è rigide, e quello che vi dicevo prima, il sorriso sempre, sempre. Ancora io poi parlare, oltre a denti, chi mi ha elogiato, e Montanelli. Montanelli, nota ne parlerò, io l'ho conosciuto a Cortina, anche Dino Buzzati mi ha messo in contatto per lui, al Veneca al centro, Montanelli lei ha problemi, ma su in Ampezzo, di anni a camminare insieme, no gite d'intorno, e lei ha sempre la battuta pronta, la battuta che dice sempre, con tre parole diceva un concetto lungo, e a me ha detto anche a me, che anche non sei agnosi, al via dalla mia sovilla. Perché? Non per comprare libri, ma per ciacolare a pedi Ilario, o pedi sua femmina Giovanna, o pedi chi due fiori, chi è ancora Franco Nicoletta, e voi ancora di ricordare, Indro Montanelli, gran
non quasi non gigante, ma un non, se vede che è non grande, che guardava d'intorno con volo, lei ha visto già se era solibre in vendita, se, o se non era, magari lì a vedere anche il curiosamente tirava il libro dalla vetrina, il guardava meglio, e dopo un sorriso, una battuta di spirito a Ilario e a sua femmina. Vedete che metto insieme argo che in Italia Montanelli è il numero uno, l'è il numero uno di chi che scriveva i libri. E come so, di un punto di contatto, punto di riposo, punto di ciacolà, guarda, essere non tollerato, ma amichevole, da un libraio, non poteva essere oltre, un libraio che si chiama Soville. Soville, Ilario, che va edito ancora, che quest'anno, 1900, 2022, fa i 50 anni di vita continuata in una bottega piazzata nel cuore di Cortina, fra l'Albergo Royal, l'Albergo della Poste, il vecchio municipio, agnò che lei anche una biblioteca, agnò che questi libri che parlò gli è vendute da loro, e poi di fianco la chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, ma con una caratteristica che merita di essere dita. In nota che parlava loro, gli ha detto scrivere questa roba qua, allora è scritto nel libro che ho visto insieme, che lei ha alle mie spalle. Ecco, vedi, allora, accanto al Ciampanin de Cortina e alla Iesa e alla piazza della Iesa, che si chiama Silvestro Franceschi, che ha fatto il Ciampanin, dubito che torna, lì la libreria Soville di Ilario e Giovanna. Con questo io hai fatto. Ecco, poi vedi come che le sereno, che Ilario lei a New York, le do via per motivi suoi, a conosce un po', e era la via, e le do se posa sopra un giardino, ecco, sempre nella tranquillità dell'animo di un che vende libri e che lei è imbattibile per la vendita dei libri. Io con questo penso che devi mettermi d'accordo per le voi, di fare gli auguri di tanti tanti anni ancora, ringraziandoli perché li ha portati sul mercato dei libri nella nostra provincia, e un tocco nuovo, che ne ha oltre librerie, ma forse col sorriso sulle labbra, come che la sua femmina di Ilario, la signora Giovanna, forse non ne è. Ecco, allora, io dico in latino perché è il più bello ancora, ad multos annos, che vuol dire, vi auguro a nome di tutti chi che liete, chi che piace la lettura, una lunga, lunga vita ancora come i 50 anni che il compisci in cui. Sali da po', Mario Ferruccio Belli, Nuove Ladines.